Bella a tutti Lupacchiotti, bentornati sul canale, io sono Lupo, oggi è uscito uno dei tre aggiornamenti previsti per On The Road e parliamo della bisarca. Gioie e dolori, lacrime e sorrisi, partiamo da qui ragazzi. Aggiornamento uscito oggi, 31 gennaio 2023, esattamente alle 10:15 del mattino e ho subito registrato i primi gameplay. Allora, prima di tutto, tutto molto bello. Se non fosse che ci sono dei problemi con i comandi, praticamente una volta scaricato l'ultimo aggiornamento non potremo più muovere il personaggio, fargli muovere la testa in alto e in basso, quindi sarà difficilissimo riuscire ad agganciare la bisarca. Secondo punto, il punto di caricamento della bisarca è in una zona veramente ostica, fatta male, impossibile o comunque difficilissimo da posizionare il rimorchio per poter caricare i veicoli, ma poi arriva il bello, ragazzi. Una volta posizionato il rimorchio dovremo sganciare questi due, non so, rivetti, se si chiamano così, da un lato e dall'altro per poter caricare i veicoli. E fino a qui tutto bene, tutto molto bello, grafica comunque come al solito next gen, molto lucide, cromature, definizione particolari, non si sono risparmiati su niente se non che il rimorchio, appunto la bisarca, tende ad incastrarsi in ogni luogo, in ogni lago, si incastra addirittura sul manto stradale. Ogni piccola sconnessione praticamente sobbalza, si intraversa, proprio va in sovrasterza, ragazzi. Sono riusciti veramente a rompere il gioco per l'ennesima volta. Adesso vi lascio al video e giudicate voi stessi. Come al solito ragazzi, quando Aerosoft va a toccare questo gioco e aggiunge elementi e meccaniche va soltanto a rovinarlo, perché a parer mio sono degli incompetenti. Abbiamo aspettato tanto questi aggiornamenti, se questo è il primo dei tre non oso immaginare gli altri. Comunque è un continuo incastrarsi dappertutto, mentre si guida si blocca di colpo, oppure anche sul dritto la bisarca tende a intraversarsi, andare in derapata. Insomma, adesso il gioco è veramente rotto. Ho notato dal benzinaio dei cali di frame rate, siamo scesi addirittura a 10:15, il gioco andava praticamente a rallenti. Non ho la clip, ma vi assicuro che ne vedrete delle belle con questo magnifico aggiornamento. Ringraziamo Aerosoft Fabian e lo invitiamo a farsi magari qualche lezione di inglese, perché non sa neanche parlare inglese, magari anche ripetizioni di tedesco, perché a quanto pare si è dimenticato la madrelingua, dato che non si capisce un cazzo quando parla. Ecco, qui si è impallato ancora, tanto per cambiare. Detto questo, ragazzi, questo fantastico nuovo video finisce qui. Ci vediamo alla prossima con altre belle sorprese da Aerosoft. Un saluto a tutti, Lupo del Tubo.